se dovessi parlare di sovranità dei semi, quello che posso intendere per sovranità è la libertà di poter coltivare le piante che servono per l'autosostentamento o per la vendita all'interno della comunità di riferimento e non solo, che non vi siano barriere e concentrazioni di potere e di capitale tali che deviano la normale porosità e mobilità dei semi e delle persone. E quindi in qualche modo, secondo me, questa questione va a sintetizzarsi nel potere sulla vita, perché avere potere sui semi vuol dire avere potere sulla vita e sul cibo, ed è una cosa fondamentale. Riguardo alla sovranità dei semi, mi avvicinerei da tanti aspetti e non vorrei dare risposte, ma domande. Per esempio, i semi di chi sono, chi ha il diritto di riprodurli, chi ha il diritto di distribuirli, i brevetti sono davvero la soluzione che noi prevediamo per semi di piante che mangiamo, che dovremmo mangiare. Quindi rifletterei collettivamente su che cosa vogliamo raggiungere con i semi e con la sovranità. E distruggerei anche la sovranità come concetto di base. La sovranità dei semi o l'autodeterminazione sono una forma di resistenza a questo tentativo di appropriazione, oltre che una forza di riproduzione della vita, anche di una storia e di un'immagine della natura e del rapporto che c'è tra umano e natura. Piccola presentazione di quella che è Agroecology Europe, il Youth Network. Noi siamo un gruppo giovani che fa parte dell'associazione Agroecology Europe. Agroecology Europe lavora a livello europeo, è un'organizzazione che ha l'obiettivo di promuovere e portare in primo piano la transizione agroecologica e l'agroecologia a livello europeo, nazionale. Questo può capitare che c'è il vento, dipendendo dalla giornata, tutti questi semi vanno in direzione del vento, ci sono le piante, i semi rimangono bloccati in queste barriere. Invece c'è una strategia che è un po' più evoluta, con gli animali, la zoocoria, l'escambio del polline, che è dove avviene proprio la mescolanza genetica, no, delle varietà, però poi il seme è lì, se il seme cade lì, rimarrà sempre in questo ciclo vicino alla pianta madre o comunque in quella popolazione. Invece con l'aiuto degli animali, con la coevoluzione, le piante e gli animali hanno cresciuto assieme, diciamo così, i semi riescono a camminare molto più lontano rispetto a... Sono un giovane agricoltore siciliano e anch'io oggi ho partecipato a questo corso, che alla fine è stato il corso giusto al momento giusto. E noi abbiamo problemi seri con l'ossidazione della sostanza organica. Quindi oggi si parlava un pochettino delle semine in questi terreni, quindi riportare la copertura nei terreni e aumentare la sostanza organica. E noi in azienda facciamo frutticoltura, dalla tradizionale, quindi agrumi, abbiamo gli ulivi, a quella un po' più spinta, con coltivazioni innovative, esotiche. Ed è stato molto importante oggi questo incontro. Se prima abbiamo visto un po' più la parte teorica dei semi, poi abbiamo trattato la parte politica, con questi ultimi due interventi, uno che lo facciamo prima di pranzo e l'altro lo faremo direttamente in campo, vedremo due casi, diciamo, in cui si è provato proprio a mettere in pratica e portare avanti questo concetto di sovranità dei semi. Quindi senza che ci sforziamo di andare a fare né OGM né altre cose, la natura stessa selezionerà, diciamo, le tipologie più adatte al nostro territorio. Sono stato veramente contento di aver potuto prendere parte appunto a questo evento. I giovani devono essere i primi promotori di una transizione ecologica, diciamo, di tutto il sistema agroalimentare, e spetta a noi occuparci del nostro futuro. Il consumatore deve avere la possibilità di scegliere la qualità del suo cibo e scegliere anche chi aiutare, quindi scegliere di non aiutare per forza l'establishment, quindi per esempio la lobby delle sementi, ma anche aiutare chi è più prossimo a lui, quindi per esempio i contadini. Thank you.
affrontare queste tematiche non si può escludere proprio la presenza dei giovani, quindi la cosa migliore è insieme ai giovani, o forse le istanze possono partire dai giovani stessi, perché sono i primi forse ancora di più interessati a questo tema. Forse grazie ai giovani potremo di nuovo ristabilire questo equilibrio e fare in modo che i semi tornano ad essere patrimonio dell'umanità e non una merce. La giornata di oggi penso che mi è sembrata talmente perfetta che non la migliorerei, non la toccherei, non la modificherei. Ripeterla sì, perché sapere che già delle associazioni affrontano queste tematiche a livello nazionale ed europeo e internazionale e coincidono con nel piccolo con quello che stiamo facendo noi è una cosa che ti rafforza molto. Le nostre erano molto contenti di provare altri tipi di pomodoro, però tipo entrambi le cose funzionano. Poi la cosa che pure si può fare con i peperoncini, ma anche con i pomodori, dopo che uno li ha isolati, o metterci uno spazzolino elettrico accanto a creare delle micro vibrazioni, oppure andando a scuoterli a volte. In modo da far cadere il polline sugli stigmi. Sì, sì, aiuta ovviamente. Quindi sono molto contenta di essere qui e di aver partecipato e spero soprattutto che questi eventi possano proporsi sempre più frequentemente, perché lo studio è importantissimo, è fondamentale, però partecipare così attivamente a questi eventi è una formazione che non può dartelo soltanto il libro, ma è necessario appunto questo scambio che avviene tra esperti e non. Quindi grazie a Agroecology Europe e tutto il team.